Ribuongiorno. Volevo farvi sapere che ho deciso di cambiare alcune cose all'interno della gestione del canale. Allora, separerò i video che riguardano strettamente Reddito di Cittadinanza, REM, cioè cose un po' più concrete, da video di storia o considerazioni generali sulla situazione italiana. Cioè li spezzo, se posso. Anche perché, ve l'ho detto, probabilmente a voi interessa molto di più cose concrete che il resto, però non voglio neanche rinunciare completamente all'idea di parlare di altre cose, di esprimermi anche su altre cose, altrimenti il canale diventa monocorde e mi tocca fare 20 video ripetendo le stesse cose come fa qualcun altro, magari col titolone clickbait dentro. Non sono un bollettino meteorologico che vi deve aggiornare ogni 2 ore su cose che vabbè, su cui potreste anche potrebbe non essere necessario aggiornamento. Anche se in questo caso parlerò un attimo della finanziaria e di eventuali possibilità di REM o di NASPI, eccetera. Prima però voglio dire al signore che mi ha scritto ieri che ho apprezzato molto il commento e che penso o mercoledì o sabato caricherò un video apposito sulla questione dell'italianità, del sentirsi o meno parte di una nazione e del problema endemico che questa cosa c'è in Italia, che è un dato di fatto, che è una cosa che risale fin dalle origini della nazione italiana. Poi voglio dire a Gianluca che ho recuperato l'orrida recensione, penso di caricarla quella domani pomeriggio. Se riesco farò anche una live questa settimana, dipende molto da come sono messo giovedì, quando andremo a fare la vaccinazione, noi vi diremo quanto è bello quando il perone. Se non ci vedete, mi raccomando, gigli e non fiori ma operi di bene, come diceva qualcuno. Vabbè, parte dell'umorismo macabro. Parliamo della finanziaria, parliamo anche del discorso di Mattarella. Mattarella ha fatto il classico discorso cerchiobottista che si fa in queste situazioni, dice tante cose ma non tocca niente nel concreto, che ci sta della cultura dei presidenti italiani, soprattutto gli ultimi due, perché anche Napolitano, ma anche Ciampi, siamo sinceri, avevano il nerbo di una, non so, di uno stelo di carta, non avevano l'aggressività. Io immagino un Cossiga, a prescindere dalle politiche, io immagino un Cossiga in questa situazione come si sarebbe scatenato, perché tanto dice a me che me frega, ormai ho finito il giro. È un po' come Copernico che scrisse al Papa: ci ho pensato un po' 27 anni prima di pubblicare il libro, adesso lo pubblico, tanto sono sul punto di morte, che anche se me scomunichi che me frega. Altro non lo scomunico perché il libro rimase in sospeso da parte dell'Inquisizione, mi sembra non so più se 57 o 71 anni, comunque prima di ma che si svegliassero a controllarlo ci hanno messo dell'oro, tanto non l'aveva letto in due in croce. Beh, il discorso sì, ci sono stati degli errori, ma non mi sembra il caso di fare polemiche, è vero, secondo me non mi sembra il caso di fare polemiche. Peccato che il governo in questo momento qua sia sul baratro e ci sia dietro un fiorentino col forcone che lo spinge e che onestamente determinati atteggiamenti di Conte hanno rotto il cazzo anche al PD. E è vero che l'EU quando cazzo ha ancora la possibilità di stare al governo sono quattro gatti e gli scappati di non lo so neanche io come definirli, i poltronisti con la colla rimasti del Movimento 5 Stelle, che ormai col Movimento 5 Stelle c'entrano zero, questi sono dei mercenari di bassa lega, ecco, quelli che compri solo per far numero, non sono quelli che ti possono tenere su. Si sapeva che se Conte avesse fatto girare il cazzo al PD o a qualche altro partito interno sarebbe andato a catafascio, ma come vi ho detto, l'EU era un po' problematico perché veramente sono quattro disperati, cioè se non stanno al governo con un'alleanza grossa che li sostiene sono destinati a non entrarci mai, non che la cosa sia un gran danno, perché se quello che producono è speranza,
adesso evidentemente Conte ha rotto le balle anche al PD, che non vedo, non lo vedo schierato a protezione del leader, ecco. Detto questo, Mattarella, come sempre, poco incisivo, poco incisivo in una situazione come questa, perché bene o male cosa doveva dire? Cioè, se uno lo commenta a bocce calde dice delle cose, ma queste cose vanno commentate a bocce fredde. Cosa avrebbe dovuto dire? Ragionando anche sul carattere della persona, perché in questo anno ci sarebbero state tante occasioni in cui la sua voce sarebbe stata importante, ma non ha mai detto un cazzo. Da marzo, col disastro delle mascherine, sarebbe bastato un suo intervento, non tanto perché in Italia un presidente abbia un potere, perché di fatto non ne ha, ma un suo intervento avrebbe screditato la figura di Arcuri e spinto magari contro la sostituzione, perché Arcuri non è lì per altro motivo che per le clientele, le amicizie politiche che ha. È un protetto del Baffetto, cioè il distruttore sostanziale del Partito Comunista, cioè D'Alema. Cioè D'Alema e Occhetto ci ha messo la bomba e il detonatore l'ha comprato Renzi. Ma è ovvio che in un'azienda privata, magari in un'italiana no, perché ci avete avuto Cragnotti, Tanzi, gente così, ma io ce l'avrei visto in un'azienda americana, uno come, o nel mio paese, uno come Arcuri. Cioè, avrei già preso un calcio in culo che aveva fatto il giro del mondo, non in 80 giorni, in 80 pedate, perché si vede che è un negletto, che è un incapace, ma che è un prodotto di una burocrazia, di uno statalismo italiano che dalla nascita della nazione ha fatto danni, ma danni mostruosi, eh? Danni mostruosi, perché la burocrazia italiana è figlia diretta della burocrazia sabauda, che è una roba da strapparsi i capelli. Anche perché era in mano ai potentati sabaudi. Per cui non me la prendo neanche tanto, non mi aspettavo che. Sinceramente, mi ho detto, forse il gesto vero del tenere sarebbe stato non guardare il discorso in diretta, per far capire comunque al presidente che si sono rotti le balle. Tra l'altro, qui gli analisti cominciano. Finalmente ammettono che questa crisi qua sta provocando una diseguaglianza economica spaventosa, una diseguaglianza sociale spaventosa in un mondo in cui i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. Il livello di povertà sta comprimendo sempre più gente, sempre più popolazione. Quindi è inutile prenderci in giro. Per dire, io sarei a favore della patrimoniale sui grandi patrimoni, non sui patrimoni stimati grandi, cioè se dici tu hai 300.000 euro sì perché c'hai la casa di proprietà, non è un grande patrimonio, perché magari tu sei un banalissimo impiegato e la casa che vale tanto. No, io parlo di patrimoni grandi, cioè patrimoni enormi, cioè io soldi agli agnelli non gli darei un cazzo agli agnelli, anzi li trattasserei di tasse, anche perché poi hanno spostato l'azienda dall'Italia. Quello che intendo dire, perché ormai la situazione è questa, adesso tocca a chi ha veramente tanto dare, però a chi ha veramente tanto è anche nelle stanze dei bottoni. Cioè, poi vabbè, ho sentito la Gualtieri che possibile un'altra proroga del REM, della Naspi non ha parlato, che secondo me era la cosa più pressante, perché nella sostanza è da giugno che hanno abbandonato la cosa. Ma il problema è con quali soldi. Perché scusatemi, io lo sento anche dai miei colleghi: bonus, proroga, REM, proroga. Nessuno che però mi dice dove pescano i fondi. Io ho detto, io sono uno storico, cioè gli storici, a differenza dei filosofi, devono fare i conti con i dati. Anche quando i dati vanno contro le opinioni dello storico, perché i dati sono dati. Uno più uno fa due, non puoi perché a te girano le balle o ti stava antipatica la maestra di matematica dire che uno più uno fa 11. Questi bonus, con quali soldi vengono finanziati? Che già così non ce ne sono di soldi in cassa, perché lo scostamento di bilancio serve per sistemare quello che hanno fatto adesso, non quello che si farà l'anno prossimo. E
Il cashback, l'extra cashback, era stato un disastro, si è visto. L'applicazione non funzionava, tra l'altro è palese che la carta RDC non funziona, non viene accettata, quindi se non avete una prepagata di diverso tipo non potete usarlo, nonostante che si sia detto funziona qui, funziona là, anche a me poteva sembrare che si potesse registrare, mi sembra una cosa logica, ma mi sono dimenticato che siamo in Italia, come mi sono dimenticato che hanno detto facciamo questa cosa per finanziare il commercio al dettaglio e quindi niente spese online, però poi ti dicono che non puoi uscire di casa, quindi tu al negozio non ci puoi andare e quindi fai le spese online. Capite che la logica è questa, no? Io ti dico, questi soldi te li do se tu vai a fare spese in negozio, però poi ti dico, tu non puoi uscire di casa, quindi le spese in negozio non le puoi fare. Quindi questi soldi non te li do perché tu fai le spese online. Ma se sei tu che mi costringi a fare spese online, la logica è questa. E della logica generale di come sono gestite le cose negli altri paesi. Non prendo neanche in paragone il mio, in cui giovedì abbiamo la vaccinazione noi. Cioè, ci stanno inseguendo, telefono dalle nostre ambasciate, mi ha detto un mio amico negli Stati Uniti, gli ha telefonato direttamente, ci stanno rompendo i coglioni a tutti. Perché? Perché vogliono riprendere a tutta velocità l'attività lavorativa, la produzione, tutto quanto, per evitare che il paese vada a puttane. In Italia, dove il paese è già a puttane, si perde tempo con le primule, con la realtà aumentate, con i gazebo, chiamare un architetto. Dobbiamo fare le vaccinazioni, mi dici che cazzo c'entra chiamare un architetto? Non mi interessa se viene gratis. Non mi interessa, il problema è che non mi serve. Cioè, se a voi si rompe il water, non è che chiamate un pasticcere a ripararvelo, è la stessa cosa. L'idea banalissima di un medico di Codogno, che tra l'altro non è l'unico che l'ha detto, ci sono zone isoliamo delle zone negli ospedali per le vaccinazioni, così dove ci sono ospedali si fanno le vaccinazioni lì. La gestione verrebbe fatta dagli ospedali che hanno l'elenco dei cittadini, fanno a convocazione, si coinvolgono i medici di famiglia. Adesso questi ci hanno pensato a coinvolgere i medici di famiglia. Adesso. Tra l'altro stanno vaccinando. Anche i vaccini che sono arrivati ne stanno facendo pochi. E quindi si va sempre in retro. Però già parlano di. Hanno già mandato avanti i beccamortari, c'è cioè il Ghisleri di turno. Oh, se pensate di pranzi e cene quest'anno, scordatevi. Cioè, i ristoratori, se li vuoi vedere chiusi, dillo, fai prima. Però poi chi è che gli dà i soldi a queste persone? Perché ragazzi, ribadisco, a parte quella faccia di Amendola che ci vuole una ghigna come la sua per dire che i ristori ti salvano la stagione, perché va bene leccare il culo al PD, però se poi ti vedono con la lingua marrone capisci che fai anche un po' ridere. Non lo so, dovrà farsi produrre qualche film, non lo so, ma porca miseria, lo sanno anche le rape che quei soldi lì non ristorano una sega, lo sanno tutti. Per quanti possano essere, io apprezzo lo sforzo, ma sai benissimo che questa è una goccia nell'oceano e so anche che hanno tirato, per fare questa cosa hanno pescato i soldi letteralmente sotto le piastrelle. Per cui mi dico, i REM, la NASPI, con quali soldi dovrebbero essere finanziati? Perché se già i soldi del Recovery Fund li avete già spesi senza averli, perché la pioggia di bonus qui, la pioggia di bonus là, rilanciamo qui, rilanciamo là. Dove escono i soldi per un altro REM? Perché ragazzi c'è una cosa che nessuno vi dice, ma questi soldi qualcuno dovrà restituirli. Non è che il Recovery Fund è una mancia a fondo perduto, qualcuno dovrà ridarli indietro, non saremmo noi, saranno i nostri figli, saranno i nostri nipoti, cioè vuol dire creare una catena di debitorie di rischio di altissimo rischio, scusatemi, sono un po' rintronato, di povertà per tanti anni. O, per essere più chiari, l'ingresso e la gestione dell'Italia da parte del management europeo, che nella sostanza vuol dire Germania e i paesi del nord che hanno un palo nel sedere a furia di fare i moralisti da quattro soldi, perché sono dei moralisti da quattro soldi, perché quando gli fa comodo rubano e sgraffignano a man bassa pure loro.
Ragazzi, cerchiamo di essere concreti. Sappiamo che la situazione è drammatica. Dirottiamo tutte le risorse verso il welfare, dirottiamo tutte le risorse verso la sanità, dirottiamo tutte le risorse verso la scuola. Non sto dicendo che alcuni di questi non siano intelligenti come idee. Il problema è se è profittevole, se è utile farli adesso. Perché farli adesso e togliere risorse alla situazione emergenziale, perché ragazzi, qui non si parla di non ho il lavoro, vabbè. Qui si parla di rischio fame, cioè di gente che non ha i soldi per mangiare. Non per il resto, è per mangiare. Non sto parlando di vestirsi, immaginatevi quello, non sto parlando delle utenze, parlo solo del mangiare. E a fronte di questo, poi sai che questo mese qua partiranno le cartelle esattoriali. Magari faranno un condono, magari faranno un rinvio. Però anche in quel caso, quei soldi che non entrano ricadranno ancora sulla situazione debitoria dello Stato. Cioè, è un cane che si morde la coda. Per questo che dico, i bonus facciamoli quando c'è la possibilità concreta che abbiano un senso. E soprattutto, lo dico in generale, non mettiamo in testa alle persone che queste cose, che questi bonus si potranno fare in modo efficace, efficiente. Il cashback si è visto come un disastro per ora. E tra l'altro, come è messo questo qui, non sperate che sia meglio, perché qui non si parla di restituzione dei soldi una volta che hai speso alla fine del mese, no, i rimborsi arriveranno semestrali. Cioè, ragazzi, comincia ad essere un po' diversa la cosa. Il bonus dei telefoni mi va bene, ma come viene gestito? Quello degli occhiali mi va benissimo. Ma come viene gestito? A parte che sono un po' pochi, cos'è, 50 euro, mi sembrano un po' pochini per gli occhiali. Come viene gestito? Manca una vera pianificazione, manca una vera progettazione. Perché? Perché passa tutto in mano a un coglione, in tutti i sensi, come Arcuri, che è un incapace, che non è capace, che è un uomo del sistema che non vuole essere criticato, che se appena appena lo critichi ti minaccia di querele. Dimostrando appunto i mediocri fanno così, i mediocri non affrontano mai nessuno in battaglia, mandano sempre avanti gli altri, in quel caso la fanteria degli avvocati, ma lui si è visto che cos'è. E questo è lo specchio della gestione della crisi del paese. Non diciamo alla gente che vi daremo bonus a pioggia, diciamo c'è da fare una sesta rata REM, la facciamo, non ci sono i bonus, o facciamo i bonus o facciamo REM, facciamo REM. O facciamo i bonus o facciamo la NASPI? Facciamo la NASPI, che è più importante perché, sinceramente, uno può anche sopravvivere senza telefono, può tirare ancora avanti un po' con gli occhiali. Per carità, gli occhiali sono parecchio utili, però. Ma se non ha da mangiare, se deve vivere in una casa magari senza luce e senza gas, ma me lo dite come cazzo vive? Certo, poi salteranno fuori Balasso di turno a dirti che sì, ai tempi antichi facevano una vita salutare, i vaccini non servivano. L'ha detto nel suo discorso di Capodanno, eh? Io l'ho guardato, ho detto, beh, perché voi sapete che a me Burioni è veramente simpatico come un dito in un occhio, però lo rispetto come virologo, come uomo zero, rispetto zero, come virologo lo rispetto. Se devo sentire stronzate da filosofo da osteria, in merito alla medicina, sinceramente, Balasso, la prossima volta che ti ammali, curati, vai a farti curare dallo stregone, o dal medicone di turno, o altre puttanate. Capisco anche che tu sei un altro di quelli che. A me Balasso è anche simpatico, però se dice una stronzata lo devo dire, non è che mi nascondo dietro un dito. Non si cura la malattia con la C, diciamola così perché sennò YouTube si incazza, perché sennò rovina il sistema. Frase assolutamente fatta, che fa contenti i complottisti a nastro continuo, che pensano che come se la medicina non fosse comunque una società, un'azienda economica, queste cose qui, ti viene da chiedergli, ma le cazzate che devi dire in questo campo sono frittura tua o sono frittura del tempo in cui andavi sui palco insieme a quell'altro, a quell'inaffidabile che si è venduto per, neanche per 30 denari, per due panini e un calcio in culo che si chiama Grillo. Non so, ragazzi, io non.
Io spero che ci sia un ravvedimento. Adesso, ho detto, se il governo cade, prima che voi venga un attacco di panico per il reddito di cittadinanza, ragazzi, è stato rifinanziato fino al 2029, quindi su quello potrebbe cambiare nome. Ecco, quello sì, potrebbe cambiare nome, ma il cambio del nome è assolutamente ininfluente. Sarebbe da cambiare la parte 2, lo sapete tutti, perché la parte 2 è una roba imbarazzante. Ma prima di dire agli italiani di digitalizzarsi con lo speed, diciamola tutta, sistemate un po' i siti. Perché i siti governativi fanno cagare mediamente, fanno cagare. Sembrano progettati nel 2000, cioè, o quel Commodore 64. Vabbè, però dicono a voi di digitalizzarvi. Vabbè, lasciamo stare. Ragazzi, noi ci sentiamo domani, parleremo di altre cose nei due video separati. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.